Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Vediamo subito i titoli di oggi, venerdì 18 gennaio. Le truffe, nuove frontiere del raggiro, il punto sul fenomeno a Pesaro nel convegno CNA con prefettura e carabinieri. Porta bene contro la superstizione, gli studenti possono visitare gratis Palazzo Ducale. Gli istituti penitenziari delle Marche, il punto della situazione. Urbino e suoi scrittori contemporanei, la presentazione del libro Apologhi in photo finish di Maria Lenti. Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Apriamo l'edizione di oggi parlando del maxi sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Ancona di oltre 32.000 prodotti contraffatti o non sicuri. In occasione delle ormai passate festività, le fiamme gialle della Guardia di Finanza di Ancona hanno potenziato l'azione di contrasto all'importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dall'Unione Europea, nonché le normative riguardanti i capi con marchi coperti da copyright o trademark privi dei dati identificativi. Nel corso delle attività eseguite, i finanzieri del gruppo di Ancona hanno sottoposto a sequestro diverse decine di capi d'abbigliamento ritenuti contraffatti, presenti su un banco di vendita ambulante, il cui titolare è stato denunciato. Inoltre, in altri tre interventi in altrettanti esercizi commerciali di Ancona sono stati sequestrati oltre 32.000 prodotti, tra cui decorazioni natalizie, articoli di cancelleria e articoli per la casa, mancanti delle indicazioni minime necessarie per la sicurezza. E continuiamo con la cronaca, spostandoci a Colli al Metauro e terre roveresche, dove due uomini sono stati sottoposti a divieto di avvicinamento alla persona offesa. I due, un 56enne ed un 42enne, sono entrambi ritenuti responsabili di maltrattamenti aggravati nei confronti delle loro ex compagne. Gli accertamenti dei militari hanno permesso in entrambi i casi di ricostruire gravi episodi di violenza perpetuati per lunghi periodi ed in alcuni casi avvenuti alla presenza dei figli. In entrambi i casi è stato dato divieto di avvicinamento alla persona offesa con l'obbligo di rispettare una distanza minima dalla vittima ovunque si trovi di minimo 500 metri, con divieto di comunicare con lei con qualunque mezzo. Nel caso del 42enne di terre roveresche, per la grave condotta è anche stato applicato il braccialetto elettronico. E parliamo ora di truffe e raggiri. Il punto sul fenomeno è stato fatto a Pesaro nel convegno CNA con prefettura e carabinieri. Nelle Marche nel 2023 si sono registrate 25.000 denunce sommando truffe, raggiri e furti con destrezza. Per le sole truffe le denunce sono state oltre 6.000, di cui 1.378 in provincia di Pesaro Urbino. I dati sono del Ministero dell'Interno e parlano di semplici raggiri per arrivare sino a furti e rapine. Ne hanno parlato Guerrino Roberto Spina, comandante della Compagnia Carabinieri di Pesaro, Pietro De Donno, comandante della stazione pesarese dei Carabinieri. Al convegno, aperto dal presidente CNA Pensionati Marche Giancarlo Sperindio e concluso dal segretario Bordoni, sono intervenuti anche il vicario del prefetto di Pesaro Beatrice Mariano e l'assessore Pandolfi del comune, oltre al presidente della provincia Paolini. Nel corso dei lavori è emerso che le vittime di reati sono soprattutto anziani e persone vulnerabili, ma non solo. Le truffe telematiche, ad esempio, sono all'ordine del giorno e coinvolgono anche persone anagraficamente più giovani. La situazione nelle Marche è abbastanza complicata perché abbiamo più di 40 casi su ogni 100.000 abitanti, quindi è un problema molto grosso che noi cerchiamo di dare una mano per far capire che le truffe sono in qualsiasi angolo della strada e sono per tutti, non solo per i nostri pensionati, ma anche per tutta la popolazione. La regola base è che bisogna stare attenti alle truffe anche online, e quindi da non dare dati che ti richiedono, di prestare attenzione se vengono i carabinieri a casa per chiederti i soldi, perché loro non verranno mai, né carabinieri né polizia, nessuno.
e quindi anche di non aprire la porta a questa gente che cerca di truffare. Poi c'è il problema degli assicuratori, il problema di quello che si veste da prete, quell'altro fa, e quindi bisogna stare molto attenti. La truffa, quella più semplice che stiamo facendo, è anche la truffa dello specchietto, che ti fanno finta di passarti vicino, ti tirano una pallina magari e poi si rendono conto, ti fermano, dice ma hai rotto. Lo specchietto invece è solo una truffa per chiederti i soldi. Però ormai qui le truffe non si riesce più a capire qual è la più grave o l'altra, ma o dalle 50 euro o dalle migliaia di euro o da loro che ti vengono dentro casa, e quella è sempre più difficile. L'importante però, se non conosci, non aprire la porta. Quella è la cosa migliore da fare. Ci spostiamo ora ad Urbino per l'evento Porta Bene, per una superstizione, una diceria, una usanza. Molti studenti non si recavano a Palazzo Ducale proprio perché si diceva appunto che non ci si laureasse. La Galleria Nazionale delle Marche ha studiato un modo per ovviare al problema con degli incontri gratuiti mensili. Scopriamo di più. E quindi la Porta Bene. Siccome noi sappiamo che c'è questo mito da sfatare a Urbino, abbiamo deciso che il mito non c'era più, bastava passare da un'altra parte. Sì, Urbino è famoso, il Palazzo Ducale, tra gli studenti per essere un luogo in cui non bisogna andare finché non ci si è laureati. Allora abbiamo pensato di trasformare questa superstizione e quindi questo problema in una risorsa, e nel corso dei lavori per l'adeguamento strutturale del palazzo abbiamo aperto una porta di accesso, l'abbiamo chiamata Porta Bene, e quindi questa porta permette di entrare a Palazzo Ducale una volta al mese per tutti gli studenti di tutte le università, gratuitamente, accompagnati per una visita di tutto l'edificio o da me o dal personale del museo, e quindi in qualche modo di utilizzare una porta come gesto apotropaico per mandare via qualunque forma di superstizione negativa. A questo punto il palazzo può diventare non solo un luogo dove imparare, dove confrontarsi con l'arte, confrontarsi con questo straordinario centro urbano che è Urbino, e quindi capirne anche l'unicità, visto che si è studenti qui, anche capire qua che posto incredibile che è Urbino e questo incredibile palazzo, ma anche di attraversare una porta che, come dice il nome, porta bene, e quindi utilizzare una risorsa di fortuna e di fantasia. Mi sembra una fortuna, Palazzo Ducale è una fortuna ogni volta che ci si entra, anche per noi che ci lavoriamo ogni giorno è veramente un luogo d'incanto, è la bellezza che ti circonda nel trascorrere delle stagioni, quindi è un luogo bellissimo. E credo per gli studenti sia anche un modo per appropriarsi di questo enorme edificio intorno al quale per gli anni dei loro corsi si svolge la loro vita, e quindi le lezioni, le paure, lo studio, l'amore, chissà. Quindi è un luogo che deve essere attraversato e deve far parte del quotidiano negli anni in cui si studia, e deve diventare un ricordo importante quando ognuno di noi prenderà le strade che deve prendere. Questo palazzo deve restare nella memoria per il luogo eccezionale che questo è. Restiamo nel territorio di Urbino e segnaliamo la partenza di lavori lungo la strada statale 423 Urbinate, che porteranno ad una deviazione per il collegamento Urbino-Pesaro. Da martedì 23 gennaio ANAS inizierà infatti dei lavori lungo la strada che collega la zona del Sasso con Trasanni. Dal 23 sarà quindi installato il cantiere su un lato della carreggiata e predisposta la deviazione del traffico nella sola direzione Urbino-Pesaro, lunga via Molino del Sole, proseguendo poi su via Seghetto. Un'apposita segnaletica indicherà il percorso da seguire. Rimaniamo ad Urbino perché l'amministrazione comunale segnala l'apertura delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia Coccinella di Pieve di Cagna per l'anno 2024-2025. Potranno iscriversi i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 di dicembre del 2024, ma anche coloro che compiranno
tre anni entro il 30 aprile 2025, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente. Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Urbino e presso gli uffici del protocollo. È in programma un open day questo sabato 20 gennaio dalle ore 10 alle ore 12 nella sede della scuola. Cambiamo tema e parliamo di istituti penitenziari della Regione Marche, per cui è stata fatta una panoramica, un punto della situazione da parte del garante Giancarlo Giulianelli, anche alla luce delle tensioni e del suicidio di un giovane detenuto che negli ultimi giorni hanno interessato la casa circondariale di Montacuto. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Beh, la situazione rispetto all'ultimo report non è cambiata assolutamente, e quindi il sovraffollamento permane con tutte le problematiche che si porta dietro, perché accanto a questo poi abbiamo, come voi sapete, l'altra nota dolente è la mancanza del personale, e quindi la questione si acuisce sempre di più. Per quanto riguarda il dato, ce l'ho solo su Montacuto, che sono circa 54, dai 54 a 58 unità mancano a Montacuto, perché è il dato che mi sembrava più, a fronte dell'elevato sovraffollamento, anche quello della carenza del personale, insomma è quello che sconta di più in questo momento le problematiche con cui abbiamo sempre discusso e parlato e accennato. Carcerato con tubercolosi, naturalmente è ricoverato, so che è ricoverato all'ospedale di Torretta in malattie infettive, che è scattato il protocollo per il controllo di eventuali contagi nell'altra popolazione detenuta che ha preso contatti con questo signore, e quindi anche della polizia penitenziaria, ma rientra tutto nella norma, insomma. Per quanto riguarda il suicidio del povero Matteo Concetti, beh, su quello diciamo naturalmente è stata una notizia che ha turbato tutti quanti, è evidente. Tenete presente che a Montacuto non si registrava un episodio suicidiario dal 2015, l'ultimo episodio risale infatti a quella data, e quindi è stato un episodio che ha traumatizzato evidentemente tutti. Ne è nato poi tutto un dibattito che a me fa piacere, perché io sono una persona molto aperta al dialogo, anche le manifestazioni. Mi è dispiaciuto tra l'altro che è venuto in un giorno in cui io non ero presente, perché altrimenti per mio costume avrei invitato una delegazione dei manifestanti anche a parlare, insomma, e a confrontarci su alcune questioni, anche per capire il complesso mondo della sanità penitenziaria, che non è così facilmente comprensibile dal di fuori. Per cui nascono delle incomprensioni che è bene che poi il garante o anche altre istituzioni chiariscano, anche per capire, ma poi questo è un altro aspetto di cui si occuperà la magistratura, eventuali responsabilità nella tragica fine di Matteo Concetti. Però torno a ripetere, ho sempre avuto, per quanto mi riguarda, ho sempre cercato un confronto dialogante con tutte le parti, e anche questa volta spero che questo confronto in qualche modo possa esserci. Certamente le critiche sono sempre, non danno fastidio, anzi arricchiscono il momento di scambio di informazioni e di conoscenza. Quello che è dispiaciuto non sono tanto le critiche di pochi o di molti, ma è il silenzio di chi magari sa come funziona e qual è il compito del garante, e che è stato silente e non ha preso posizione, o se l'ha presa tutta in maniera marginale, secondo me errata. E sempre sulla situazione delle carceri si è espresso Stefano Pollegioni, delegato regionale UDC Comparto Sicurezza, a seguito dell'ultimo evento verificatosi oggi nella casa circondariale di Villa Fastigi di Pesaro, dove 4 agenti sono rimasti feriti dalla violenta reazione di un detenuto. Pollegioni sottolinea come la sofferenza all'interno della struttura di Villa Fastigi sia testimoniata da tempo da diverse manifestazioni pubbliche organizzate dalle sigle sindacali. La situazione penitenziaria è sofferente, con personale costretto a fare turni molto faticosi, con detenuti affetti da problemi di natura
psichiatrica che a causa della mancanza di strutture vengono assegnati a case di detenzione non adeguate. Sono stati diversi gli incontri in regione per discutere delle problematiche esistenti e proprio in questi giorni si sta organizzando un incontro al tavolo regionale per aprire un confronto sulla problematica penitenziaria nella regione. E cambiamo tema con la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza del ponte tra Fossombrone e Ghilardino sulla strada provinciale 5 Mondaviese, con un intervento da 200.000 euro da parte della provincia, un intervento che è stato definito dal presidente della provincia Giuseppe Paolini particolarmente strategico per la sicurezza e atteso da tempo, considerando che la strada è molto trafficata e rappresenta un collegamento rilevante per l'entroterra tra i comuni di Fossombrone, Sant'Ippolito e Pergola. Un intervento appunto molto importante, l'importanza è stata sottolineata anche dal dirigente provinciale Mario Primavera, dal sindaco di Fossombrone Massimo Berloni e dal vice sindaco Michele Chiarabilli. E voltiamo pagina, parliamo dell'iniziativa che è iniziata qualche settimana fa ad Urbino, si tratta di Urbino e i suoi scrittori contemporanei, è stato oggi presentato un altro volume, si tratta di Apologhi in photo finish di Maria Lenti, lo scopriamo nel prossimo servizio. Intanto io ringrazio perché sono stata invitata, sarò presentata da Cavalera e ringrazio le organizzatrici, gli assessorati competenti, il comune naturalmente. Mi sembra che così questo anche il titolo, Urbino e gli scrittori di oggi e i suoi scrittori di oggi, poeti, narratori, critici eccetera, mi sembra molto interessante anche per vedere qual è il clima, no? Il clima culturale della città e che cosa questi scrittori o poeti abbiano da dire. Presento il libro Apologhi in photo finish, in cui ci sono dei racconti e degli altri scritti che si collegano molto bene con i racconti. Sono degli scritti che in maggior parte sono stati già pubblicati su rivista e li ho messi in un volume perché mi sembrava una possibilità una pubblicazione organica, ecco. Beh, troviamo per esempio temi di oggi, dallo sfaldamento culturale per esempio, allo sfaldamento relazionale, alla possibilità invece che la cultura e la relazione tra le persone possano, come dire, ammorbidire questa atmosfera che da una parte è molto dura, mi sembra, a livello sociale e anche nazionale e internazionale, dall'altra parte tende a respingere sempre ai margini la possibilità di stare insieme. Possiamo dire che ci sono dei passi, dei racconti, degli scritti anche di arte, per esempio sul Palazzo Ducale o su un giro artistico delle Marche, che sono dettati anche da uno sguardo poetico. Questi sono saggi, sono racconti, sono scritti anche, ripeto, sul Palazzo Ducale, per esempio, su un giro artistico delle Marche, che mi era stato chiesto per un volume femminile plurale, le donne scrivono le Marche, le scrittrici scrivono le Marche, e l'ho raccolto e l'ho messo qua perché mi sembra molto interessante. Uno sguardo ora agli appuntamenti. Venerdì 19 gennaio alle 18 al Centro Creativo Colonne del Cielo nella città di Fano, l'incontro Mangiare Sano per Vivere Meglio. Uno sguardo alla giornata di sabato con le attività a cura di Mama Non Mama, campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a Fermignano dal pomeriggio alle 17.45, laboratori gratuiti per bambini e bambine dai 4 anni in su. Proseguiranno poi alle 18 con la presentazione a cura di Lavinia Mannelli del proprio libro L'amore è un atto senza importanza. L'appuntamento è alla Sala Bramante di Fermignano con la book blogger Milena Scaramucci.
Guardando alla prossima settimana, una settimana ricca di appuntamenti per quanto riguarda Vallefoglia, che sarà capitale della cultura per il progetto 50x50 capitale della cultura, da lunedì 22 a domenica 28 gennaio, tantissime e molto diverse le attività che si susseguiranno dal tardo pomeriggio fino alla sera. E fino al 24 di gennaio ricordiamo che continua la mostra Entropia. Scultura, fotografia e arte tessile si incrociano al Castello Brancaleoni nella città di Piobbico. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi lascio ora alle previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per venerdì 19 gennaio. Tendenza d'aumento delle nubi nel corso della mattinata. Possibili fenomeni sparsi dal pomeriggio. Venti moderati meridionali. Mare con motondosi in aumento. Temperatura in diminuzione dalla serata.